Con la consigliera Luciani del Comune di Corridonia parliamo di questa iniziativa dell'8 marzo che inizierà con una santa messa presso la parrocchia cittadina e proseguirà poi in serata al teatro. Ci vuole descrivere i vari eventi? Sì, allora partiamo subito dall'invito proprio della consigliera della provincia di Macerata, Deborah Pantana, di portare a Corridonia la Santa Messa. La Santa Messa che sarà svolta, ci sarà alle ore 18:30 nella nostra parrocchia con la presenza di tutti i sindaci della provincia di Macerata, con quindi la presenza delle istituzioni, di tutta la cittadinanza, proprio per pregare per tutte le donne uccise da femminicidio. Perché comunque anche ieri abbiamo aggiunto altri due nomi a questo bruttissimo taccuino nero. E poi nel primo dopo cena alle 21:15 per iniziare effettivamente alle 21:30 siamo tutti invitati al Teatro Gian Battista Velluti di Corridonia per uno spettacolo Non una di più, non una di meno, perché non vorremmo più aggiungere vittime a questo taccuino. E quindi avremo una serata divisa in tre parti, una prima parte dove verrà teatralizzato un po' lo stupro, una parte lo stupro di Franca Rame, e poi avremo il talk, perché proprio l'associazione che porta avanti questo progetto che viene a Corridonia, la presidente stessa è stata vittima di violenza e si è fatta carico proprio di sensibilizzare le donne. E quindi invitando le donne a usufruire di tutti gli organi preposti all'interno della nostra società affinché proprio ci sia questa sensibilizzazione, chiamare il numero 1522, rivolgersi ai servizi sociali, rivolgersi alle autorità affinché non una di più, non una di meno. Vorremmo che questo numero anzi diminuisca. E poi la terza parte è a suon di musica. Avremo proprio la possibilità di avere delle canzoni sempre sul tema dell'amore, tra l'amore sano tra un uomo e una donna e l'amore malato tra un uomo e una donna, e questo sotto forma musicale. Quindi questa è una piccola sintesi per essere veramente, per vivere pienamente l'8 marzo, forse provando per quello che è possibile a cancellare la data del 25 novembre. Se riusciamo a cancellare quella data, l'8 marzo sarà veramente la festa di tutte le donne.